anche solo uscire per prendere un po' di sole è una delle dei piaceri che ti puoi concedere, tra virgolette. Brescia sembra una città sospesa. Il Covid ha investito nuovamente tutta la provincia. Si sono superati i 1000 contagi in 24 ore. Per arginare la terza ondata sono state inasprite le misure restrittive, specialmente nel weekend. Le scuole sono chiuse di ogni ordine e grado e a Brescia abbiamo anche adottato delle ordinanze che vietano la possibilità di consumare bevande ma anche cibo in qualunque luogo pubblico. Abbiamo deciso di chiudere alcuni dei parchi. Questo maledetto virus che non ci ha mai lasciato in Lombardia sta facendo il suo purtroppo drammatico lavoro, cioè continua a circolare fino a che non lo interromperemo davvero con la vaccinazione. È stata prorogata la zona arancione rafforzata, l'ultimo step prima della zona rossa. Questo è dovuto sicuramente alla presenza della variante inglese che, da quanto ci è parso capire, ha avuto, diciamo, come esordio il territorio bresciano. Dove le persone si contagiano maggiormente? Tutti i luoghi dove le persone confluiscono, quindi stiamo parlando di ambienti come le scuole, per esempio, o i focolai all'interno dei luoghi di lavoro. Ad essere maggiormente sotto pressione sono gli ospedali. Alla Fondazione Poliambulanza si riesce a garantire una cura anche a chi è affetto da altre patologie. Ma il reparto Covid è pieno di pazienti. I pazienti meno gravi, non trovando la disponibilità del posto letto, vengono trasferiti in altre realtà, Milano, Bergamo, Crema, Cremona. Quando i pazienti invece sono pazienti di complessità maggiore, sono più gravi, hanno bisogno di ventilazioni o di flussi molto elevati di ossigeno, i pazienti vengono accolti. Noi abbiamo ricoveri in pronto soccorso di pazienti Covid per almeno 30 unità giornaliere. Siamo esattamente al doppio rispetto a un mese fa. Dino, buongiorno, che cosa ha? Tomba? Ha riposato stanotte? Sì? Bene. Dai che ormai ci siamo. Eravamo riusciti il 30 di dicembre a chiudere una delle due terapie intensive Covid perché si stavano riducendo i malati, ma ahimè il 3 gennaio l'abbiamo dovuta riaprire perché hanno ricominciato ad aumentare e negli ultimi 10 giorni in tutta la Lombardia stanno ricominciando ad aumentare i malati in terapia intensiva in maniera significativa. Qua andiamo di testa pure. Vai, tranquillo. Questo è un nuovo paziente che ora verrà intubato e ricoverato in terapia intensiva. Il momento più difficile sono tutte le volte che entra un paziente. Siamo le ultime persone che vedono prima di addormentarsi e siamo persone che loro ovviamente non conoscono. Sono spaventatissimi. La soddisfazione più bella è che spesso e volentieri sono i primi che vedono quando si risvegliano. Un posto per tutti si trova. Finché c'è, sì. Il problema sarà quando saranno tutti occupati anche negli altri ospedali. Secondo me ci stiamo avvicinando a una fase in cui tutti dovranno aumentare ancora di più i letti di terapia intensiva. Non sarà una cosa facile, però se non si interromperà rapidamente questa crescita di casi, temo che nel giro di 1 o 2 settimane ci arriveremo.